ti avranno detto 100.000 volte bentornato Musso, ormai Reggio l'hai già rivissuta a pieno, insomma. Parto però con un aspetto emozionale. Che emozione è tornare a Reggio ed essere un po' insignito del ruolo del grande ritorno, del grande acquisto? Alla fine, insomma, Mussini è tornato e non era scontato. Tornare qua è sempre un'emozione speciale per me. Comunque questi tifosi mi fanno sempre sentire benissimo, mi danno sempre il loro supporto, quindi mi trovo benissimo. Diciamo, vedere tutta questa gente quest'anno è un po' una sensazione diversa dalle altre volte, perché mentre le altre volte mi sentivo un po', diciamo, il ragazzino aggregato alla prima squadra, comunque che stava iniziando, adesso mi sento più cresciuto sia come persona che come giocatore, quindi lo vedo un po' in modo diverso, però è sempre una bellissima emozione. E Federico Mussini come è cambiato come giocatore da questi 2 anni in una grande realtà? Casomai non vincente come speravate, però alla fine penso che quel bagaglio che ti rimane dentro va al di là delle vittorie e delle sconfitte in quelle situazioni. Esatto, io come ho detto tantissime volte, al di là delle vittorie e delle sconfitte di squadra, l'esperienza americana è un'esperienza che rifarei sempre, perché mi ha fatto crescere molto sia dal punto di vista, diciamo, cestistico, che da quello personale come persona proprio, e diciamo dal punto di vista del basket mi sento migliorato sotto quasi ogni aspetto, dal punto di vista fisico a quello tecnico e anche a quello mentale, perché mi sento molto più sicuro delle mie capacità, molto più deciso, diciamo mi sento di aver preso un po' di quella mentalità che hanno gli americani là, quindi sono carico e non vedo l'ora di iniziare. Anche perché sai che sarà dalle tue mani che partirà un po' l'innescare un po' tutta questa nuova squadra che ha detto Benetti, sarà da battaglia, sarà da corsa, bisognerà dare il 101%, da te parte tanto. È una responsabilità ma sicuramente uno stimolo. Ah, sì, sì, sicuramente è un grandissimo stimolo. Mi piace avere responsabilità come piace agli altri ragazzi che sono con me, infatti siamo molto carichi. E sarà una stagione interessante perché siamo giovani, siamo una squadra nuova. E il livello è molto alto tra il campionato e l'Eurocup, però abbiamo tanta voglia di fare bene, quindi tutti noi diamo l'ora di iniziare. Come ha detto Max, dovremmo dare il 101% ogni partita e penso che siamo pronti per farlo. Chiedo a te una parola su Medo della Valle, perché insomma voi siete gli Splash Brother ed era una voglia di tutti ritrovarvi. Adesso che sappiamo che Medo ci sarà, lascio a te il microfono perché secondo me è importante per tutti voi. Sono contentissimo che Ame resti con noi, gli scrivo spessissimo allora resti, allora resti, allora resti. Siccome l'ho stressato più io che tanti altri perché ci tenevo al fatto che lui restasse, come è chiaro, come si sa, io con lui mi sono sempre trovato bene, eravamo un'ottima coppia dentro, fuori dal campo e quindi sarà bello ritrovarlo da compagno di squadra dopo 2 anni. In bocca al lupo all'esperto Federico Mussini. Grazie, crepi.